In questo filmato parleremo di uno di questi grandi velieri del passato che nel termine anglosassone furono chiamati Windjammer, termine quasi intraducibile che letteralmente significa acchiappavento. Erano così chiamati per la straordinaria superficie e imponenza della loro velatura, che per decenni tentò invano nel primo Novecento di contrastare alla nascente macchina a vapore il dominio commerciale sui mari. La nave a palo Passat fu varata nel 1911 nel cantiere Blom e Voss di Amburgo per l'armatore tedesco Leist. Aveva una lunghezza di 115 metri ed una stazza di 3.158 tonnellate, con una superficie velica di 4.100 metri quadrati. Il nome Passat è la traduzione in tedesco di Trade Wind, letteralmente venti del commercio, che è il nome di quei venti che noi chiamiamo alisei o venti costanti e che in Atlantico soffiano prevalentemente verso est. In questo filmato del 1938 la vedremo mentre il suo equipaggio manovra le vele con tempo buono. Pensate al groviglio di cavi e cime che col nome di manovre dormienti, cioè fisse, e manovre correnti, cioè azionabili, ornavano gli alberi di questi grandi velieri. Il 10 giugno 1938 la Passat arrivò a Falmouth Road in Cornovaglia, Inghilterra, per ordini, da Port Victoria nel sud dell'Australia, dopo un rapido viaggio, si fa per dire, di 98 giorni. Il capitano Nils Ericsson ricevette ordini dal broker degli armatori Clarkson di Londra di salpare per Hull, in Inghilterra, per scaricare circa 4.600 tonnellate di grano in sacchi. Dopo 9 giorni di passaggio dal porto di partenza di Falmouth, la Passat venne incontrata alla foce del fiume dal rimorchiatore a vapore Englishman, che la rimorchiò fino a Hull, nel pontile Alessandria, per scaricare. Il 18 di luglio il carico di 59.700 sacchi di grano era stato scaricato, mentre circa 1.400 tonnellate di zavorra di sabbia fu portata a bordo. Le vele erano di nuovo spiegate e la nave era pronta a prendere il mare. L'equipaggio delle isole Åland era contento perché la destinazione questa volta era per Mariehamn, la capitale dell'arcipelago del Baltico del Nord. La partenza fu ritardata di 2 o 3 giorni a causa dei forti venti frontali da sud-est. Il 19 di luglio la Passat fu presa a rimorchio dal rimorchiatore Seaman di Grimsby ed è qui che inizia il nostro filmato. Come possiamo vedere dall'aspetto della coperta e dal sartiame, c'è un meraviglioso tempo estivo nel momento in cui la nave viene rimorchiata fuori dal fiume Humber sino al mare aperto. Qualcuno dell'equipaggio sta tirando su una vela fissa aiutando il rimorchiatore con la velocità, altri stanno issando le vele più alte utilizzando il verricello. Il carpentiere sta arrivando come al solito con l'oliera, dato che è suo compito far sì che tutti i verricelli e i vari strumenti siano ben oliati e ingrassati. I marinai veneti all'oliera danno il nome di pantegana, perché è a forma di topo, dato che i topi vengono chiamati appunto pantegane. Ecco, possiamo vedere le vele issate lentamente. Un passeggero sta venendo a dare una mano al verricello. Si issano altre vele. Un uomo sta allentando le ritenute nei corsi inferiori, spiegandole in tutta la loro larghezza. Sul lato dritto trova più agevole camminare lungo il marciapiede. Molti capitani di una volta non amavano questo genere di acrobazie e consideravano che fosse una sciocchezza non comportarsi da vero marinaio. Viene stabilita la rotta e le vele sono al loro posto sopra la coperta, anche se non c'è quasi vento per gonfiare le grandi vele. La grande signora sarà presto completamente vestita. Poi vediamo le 4 file di vele che vengono issate. Il marinaio è sopra l'albero e sta guardando le scotte.
Le vele principali non sono manovrate dai vellicelli, ma innalzate da sistemi a mano o dal capstan, cioè largano con tamburo verticale. Ora il rimorchiatore è andato via e la nave sta navigando a vele spiegate diretta a Skål, nell'altra parte del Mare del Nord. Bisogna subito occuparsi delle ancore per tenerle appese fuori e pronte al bisogno nelle strette acque danesi e del Baltico. Tutto questo è svolto al comando del primo ufficiale, assistito dal secondo e da quasi tutto l'equipaggio. Il primo ufficiale, col suo berretto bianco e abito scuro, possiamo vederlo qui, in questo filmato, insieme a sua moglie. In tempo buono non c'è problema dover manovrare le ancore, ma potrebbe essere un lavoro molto difficile e pericoloso col cattivo tempo, provenendo noi da un porto ben protetto e trovandosi in un mare molto agitato con un'ancora pesante che penzola fuori bordo contro la nave. Siamo ora in mare aperto e stiamo facendo il solito lavoro di routine, come fare lavaggio e rinfrescare la pittura bianca. Era molto importante avere la nave pulita e in perfetto ordine perché in Mariehamn l'armatore comandante Gustav Eriksson verrà a bordo per ispezionare la sua nave. Era stato un capitano lui stesso per circa 15 anni e conosceva le sue navi nei minimi particolari. L'equipaggio sta lavando i suoi abiti da lavoro, facendolo nel suo tempo libero. Ci sono anche pantaloni sporchi, oggi di gran moda, chiamati jeans. Un uccellino si è fermato sulla ringhiera, mentre il gatto della nave sta tentando di ottenere un pasto fresco. In questo momento sta passando una nave a vapore che trasporta passeggeri. In questo tratto non era molto importante, ma fuori, negli oceani, era un grande avvenimento vedere qualcuno del resto del mondo. Ora vediamo l'ampia schiena del comandante Mils Eriksson sulla poppa. Era nipote dell'armatore Gustav, figlio di suo fratello, il capitano Alex Eriksson, anche lui capitano di velieri. Avvicinandosi alla costa danese con tempo calmo, tradizionalmente si incontravano con un pescatore danese per acquistare un po' di pesce fresco per le loro mense. Il cesto di pesce veniva a bordo della passata e restituito alla nave da pesca con il solito ammontare. Gin, tabacco Doubleman e qualche pacchetto di cartine e delle sigarette, il tutto con estrema soddisfazione delle due parti. Una felice giovane passeggera sta facendoci vedere che quel pesce ci darà un ottimo pasto. Avvicinandoci al porto di arrivo in un tempo nebbioso sotto la supervisione del capitano e del secondo ufficiale, si misura la profondità. Li vediamo in piedi vicino al timone che ha il nome della nave inciso sui lati. L'ufficiale sta ordinando all'equipaggio di andare tutti ai loro posti, pronti a manovrare le vele, ma era quasi impossibile con questo poco vento di brezza leggera. Vediamo qui il timoniere che inizia il suo turno al timone di centro.
Era un facile lavoro con il buon tempo, ma in caso di tempesta i due timoni dovevano essere manovrati da 4 uomini. L'equipaggio sta facendo girare i verricelli e stanno lentamente allascando certe manovre. Qui possiamo vedere come lavorano i bracci di manovra dei verricelli, mollando da un lato e tirando dall'altro a seconda del verso del vento. Così le vele si spiegano quasi automaticamente al vento, almeno per quanto riguarda le vele più basse. Le vele di gabbia e di maestra sono manovrate con verricelli normali o a mano dalla coperta. Possiamo vedere l'equipaggio che mette in tensione i bracci delle vele, cioè orienta i pennoni e di conseguenza le vele a seconda della direzione del vento. Il velaio Walter Longfish sta cucendo una nuova vela sul ponte. Fece diversi viaggi sugli Windjammers di Gustav Eriksson. Un marinaio sta andando sul cosiddetto marciapiede, che è un po' la strada sospesa tra la vita e la morte. Due signore passeggere si stanno preparando per lavorare a maglia. Il fabbro sta lavorando alla sua fornace sul ponte assistito da un marinaio. Forse sta facendo un nuovo coltello per qualche marinaio che potrebbe averlo perduto in mare. Le vele su queste navi erano di prima qualità, di tela olona, di diverso numero e spessore. Le più spesse vele da tempesta erano quelle di 00 e quelle più leggere numero 1 o 2. L'assistente del fabbricante di vele sta dipingendo il nome su una nuova vela. C'è sempre qualcosa da pitturare a bordo di una nave quando il tempo è buono. Vediamo qui un marinaio probabilmente al suo primo viaggio che si arrampica sino in cima all'albero per dimostrare che ora è un vero marinaio. Alcuni provavano il loro coraggio stando ritti in piedi sulla cima dell'albero. Entrando nel Baltico incontrano una nave della stessa società, la nave a palo Ilecon, che navigava verso il nord della Finlandia per scaricare legname. La Ilecon era uno degli ultimi barchi o bark costruiti al mondo, tutta in legno anche nello scafo. Nelle acque delle isole Åland ci viene incontro una piccola barca a vela con una ragazza che agita la mano per salutare a prora. È la figlia più giovane di Gustav Eriksson e si fa incontro al Passat per salutarlo dando il benvenuto a casa al capitano. I primi scogli delle isole Åland sono felicemente in vista. La Passat sta navigando ora nello stretto passaggio di ingresso a Mariehamn sino alla stazione di pilotaggio per imbarcare il pilota. Da qui sono circa 6 miglia marine per entrare nella rada di Mariehamn. Ora è il momento di ridurre le vele prima di arrivare all'ancora e in banchina. Ora si inizia a levare le vele ed abbassare i pennoni, lasciando solo la randa e qualche vela fissa per le manovre. Possiamo seguire il perfetto sistema di manovra delle vele mentre si arrotolano sui pennoni e si fissano con delle cime.
Possiamo vedere le vele più basse e quelle più alte ben assicurate, legate e strette ai pennoni. Qui possiamo vedere come si arrotola e si fissa una vela al suo pennone. Le vele di gabbia e di maestra che vediamo qui hanno, come tutte le altre vele, una draglia o ritenuta per assicurare le vele al pennone. Molti wind jammers avevano anche più di una draglia, in inglese chiamate jackstay, ma era a volte un compito difficile legare le ritenute attorno ai grandi pennoni per raccogliere le vele. Spesso occorreva essere assistiti dai propri vicini che lavoravano sul marciapiede stesso o nei pressi. In questo meraviglioso tempo estivo era un lavoro abbastanza facile sistemare e assicurare le vele nel massimo ordine e arrotolarle perfettamente sui pennoni. Era, come sempre, tutta un'altra storia col cattivo tempo, con le vele bagnate e rigide come fossero di metallo. In questo caso tutti dovevano collaborare per arrotolare le vele, specialmente le più grandi. Ora vediamo i marinai che si portano da una vela all'altra facendo un magnifico lavoro d'insieme, avendo imparato a manovrare le vele navigando intorno al mondo in qualunque condizione di tempo. Ecco, questo è il lavoro da fare, tutti insieme, in perfetta sincronia. La passata è ora finalmente al sicuro all'ancora con la sua prua puntata verso le case per un mese di riposo, prima che inizi il prossimo viaggio in direzione dell'Australia. Possiamo vedere il capitano e sua moglie insieme, che salutano dallo scalandrone, probabilmente rivolti all'armatore, che sta salendo a bordo dalla sua piccola barca a motore. Passat è stato in disarmo sino a metà settembre del 1938, quando salpò di nuovo per Port Lincoln, nel sud dell'Australia. Andò in zavorra via Copenaghen per prendere provviste e fare bacino, cioè pulire la carena dai denti di cane. Una volta arrivata in Australia, trovò un altro carico di grano in sacchi che aspettava di essere caricato in questo modo ormai antiquato verso l'Europa. Anche la nave a palo Viking di bandiera svedese, costruita nel 1906 dal cantiere Burmeister & Wain di Copenaghen, visitata nel dicembre 2015 dal presidente di Mare Nostrum Rapallo, comandante Carlo Gatti e famiglia, è stata salvata dalla demolizione ed è ora un'attrazione turistica straordinaria nel porto di Göteborg.
così la Pommern, altra nave a palo, sempre con scafo in ferro, costruita a Glasgow nel 1903, che è ora ormeggiata a Mariehamn, in Finlandia, nelle isole Åland, con funzioni di museo, hotel e ristorante di pregio. La Af Chapman è una nave museo, una perla incastonata tra le isolette del porto di Stoccolma, a baluardo della Gamla Stan, cioè la città vecchia. Ma anche di queste stupende navi a vela, che furono il canto del cigno della grande vela, ne parleremo in altri filmati. A questo punto non rimane che consigliare ai nostri politici un bel viaggio in Scandinavia, affinché possano apprezzare questi esempi che da noi non esistono, o se esistono, come a Genova, sono di plastica e non riescono più a prendere in giro neppure i bambini. La Passat, quando era in servizio commerciale, aveva il nome della nave inciso in una cassa sui lati del timone. Le persone che visitano la Passat oggi a Travemünde trovano che manca questa cassa di legno del timone con scritto Passat. Infatti, quando l'armatore Edgar Eriksson, figlio di Gustav, vendette la Passat nel 1951 alla Germania, volle tenere questa struttura per il Museo Navale di Mariehamn. Le rotte della nave a palo Passat sono passate attraverso tempeste e uragani in tutti i mari del mondo e ne parleremo in seguito in ulteriori filmati che sono una esclusiva in Italia del Museo Marinaro Tommasino Andreatta di Chiavari. Basta dire che la Passat, o Trade Wind in inglese o Vento di Aliseo in italiano, passò Capo Horn ben 39 volte.